Un collegamento diretto con l'Engadina con il trenino rosso. Il sogno di Livigno si avvia a diventare realtà. Dopo la sigla di un protocollo d'intesa con i comuni di Schamps e Zernez del Parco Nazionale Svizzero, prossima tappa la progettazione esecutiva. Oltre a ridurre il traffico e a velocizzare i collegamenti, possibili vantaggi anche dal punto di vista del risparmio energetico. Per il quarto anno viene riproposto il premio Costruiamo il futuro speciale Edison per Valtellina e Valchiavenna. Nelle prime tre edizioni premiate 113 associazioni locali con 165.000 euro. Tra le novità, il premio speciale Emilio Rigamonti e la collaborazione con la Valtellina Wine Trail nel nome della solidarietà. Presentazione ufficiale per la nuova Sondrio Calcio in vista del campionato che parte domenica. Il presidente Rigamonti non si nasconde, vogliamo salire in Serie D. Ospite anche il brasiliano Hernanes, detto il profeta, e il 38enne, ex centrocampista di Lazio, Inter e Juve, svela: nei mesi scorsi sono stato a un passo dal giocare nel Sondrio e chiudere da voi la mia carriera. Un saluto e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Grazie ai buoni rapporti con i vicini elvetici, buoni rapporti coltivati soprattutto negli ultimi due anni dal vice sindaco di Livigno, il sogno sta prendendo forma. Tempo 15, massimo 20 anni e Livigno e il Nord Europa saranno collegati dal treno. Partendo da un progetto del passato, il comune in zona extradoganale guarda al futuro, un futuro con meno auto ma binari verso il nord d'Europa. Sentiamo. Se tutto va bene, io davvero credo che nei prossimi 15, massimo 20 anni, davvero l'Alta Valtellina può davvero realizzare questo sogno di avere un collegamento diretto con l'Engadina, col trenino rosso, e quindi arrivare a Zurigo in due ore. Livigno, stazione di Livigno. Un collegamento ferroviario con la vicina Engadina. Se più a valle l'argomento sono ancora le opere viabilistiche pensate in vista delle Olimpiadi invernali 2026, Livigno guarda già molto più avanti e lo fa rispolverando un progetto vecchio di 20 anni che però non solo è attualissimo, ma addirittura è quello che disegnerà il futuro della località extradoganale. Un mese fa il comune di Schamf, di Zernez e il Parco Nazionale Svizzero hanno firmato questo protocollo. Un protocollo d'intesa molto importante che ci permette oggi, quindi avere proprio su carta scritto, l'intenzione di questi territori confinanti, quindi il comune di Livigno e l'Engadina Bassa, di andare verso un progetto lungimirante, un progetto che davvero stravolgerà quello che è la mobilità nei nostri territori. L'obiettivo primario è quello di togliere il traffico, togliere le macchine. Grazie ai buoni rapporti con i vicini elvetici, diplomazia coltivata soprattutto negli ultimi due anni dal vice sindaco di Livigno, il sogno sta prendendo forma. Oggi con i territori elvetici credo che c'è un buon rapporto di collaborazione. Periodicamente ci troviamo appunto con il comune di Zernez e di Schamf, col comune di Poschiavo, con tutta l'Engadina. Quindi importantissimo davvero questo protocollo. Tolto il sogno dal cassetto, ora bisogna mettersi all'opera. Adesso insieme al sindaco Galli ci recheremo in regione proprio nei prossimi giorni per mettere, diciamo, nero su bianco com'è il prossimo step da proseguire, che sarà quello della progettazione esecutiva. Quindi prenderemo in mano il progetto preliminare che già abbiamo, lo andremo un po' ad aggiornare, sempre condividendo la soluzione con i territori elvetici. A quel punto si aprirà la fase più ardua, ovvero il reperimento delle risorse per finanziare l'importantissima opera. Un'opportunità per quello che è la mobilità, per quello che sono i frontalieri, per quello che sono i rapporti con la sanità, l'aeroporto di Samaden e non ultimo anche l'energia. Perché sul tavolo abbiamo messo anche il discorso di utilizzare lo stesso tunnel per far passare l'acqua e quindi riempire il bacino di Livigno, ma anche la corrente. Quindi un'opportunità anche per l'Alta Valtellina e le aziende di Livigno di poter avere magari anche dei prezzi più convenienti sull'acquisto della corrente elettrica. Sempre in tema di collegamenti, in questo caso soprattutto in vista delle Olimpiadi invernali 2026, si è tenuto nei giorni scorsi a metà strada ad Aprica un incontro tra le agenzie del trasporto pubblico di Sondrio e di Brescia. Le due agenzie hanno condiviso uno schema di potenziamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma e le linee ferroviarie esistenti, la Tirano-Sondrio-Milano su un fronte, la Brescia-Iseo-Edolo sull'altro, che sarà sottoposto a Regione Lombardia
Lombardia, esprimendo la comune volontà di avviare il servizio in forma sperimentale in tempi brevi. E ora cambiamo argomento. Nelle prime tre edizioni sono state premiate 113 associazioni locali con 165.000 euro. Aperto da oggi il bando per il premio Costruiamo il Futuro, rivolto a chi si impegna sul territorio per l'inclusione, l'integrazione e l'assistenza, in primis le piccole associazioni che solitamente faticano ad entrare nei tradizionali circuiti di solidarietà. Tra le novità di quest'anno, i premi speciali Emilio Rigamonti e il coinvolgimento del Valtellina Wine Trail. Vediamo come. Contributi da 1.000 a 5.000 euro. Non sono somme che cambiano la vita, ma rappresentano comunque un aiuto, il segno tangibile di un'attenzione a chi si impegna sul territorio per l'integrazione, l'inclusione e l'assistenza. E questa è in estrema sintesi la filosofia del premio Costruiamo il Futuro speciale Edison per Valtellina e Valchiavenna. Oggi a Sondrio la presentazione della quarta edizione. La quarta edizione vuole confermare tutto ciò che di buono è stato fatto fino ad oggi, con 113 associazioni aiutate sul territorio e ben 165.000 euro erogati. Sostenere le comunità contribuendo allo sviluppo sociale è un'azione che ci contraddistingue sui territori dove noi siamo presenti. Qui oggi, in particolare in provincia di Sondrio, il premio Costruiamo il Futuro speciale Edison per la Valtellina e la Valchiavenna è sicuramente un'occasione per noi per entrare in contatto con le persone che quotidianamente si impegnano nel volontariato, sia esso sportivo, sociale, culturale e ambientale. In apertura della presentazione del premio, ospitata nella sala consigliare del Comune di Sondrio, è stato proiettato un video dove tre delle associazioni assegnatarie lo scorso anno dell'assegno, Equilandia, Immensa e Un Ponte di Storie, hanno mostrato come questo le abbia aiutate appunto a costruire un pezzetto del proprio futuro e di quello di coloro a cui si rivolgono. Largo poi alle novità di questa quarta edizione. La Valtellina Wine Trail si dà un ambito anche sociale e solidale, quindi aiuterà il premio Costruiamo il Futuro con una donazione importante, perché ogni corridore donerà un euro alla Fondazione Costruiamo il Futuro per aiutare le associazioni del territorio. Abbiamo avuto il piacere l'anno scorso, quando c'è stata la premiazione in occasione della Valtellina Wine Trail, dove noi siamo sponsor da tempo, di essere sensibilizzati da Maurizio Lupi su questo argomento e tutto il resto. Rigamonti, su tutto quello che riguarda il sostegno al territorio, ha piacere di esserci, lo considera un gradevole dovere che un'azienda che fa cose importanti nel territorio deve fare. E, peraltro, l'occasione è stata anche la scomparsa del fondatore dell'azienda, che è stato Emilio Rigamonti, e questo ci ha portato un attimo a mettere insieme le cose e far parte anche noi della squadra che sostiene il Costruiamo il Futuro. Iscrizioni al via da oggi. Il bando per le associazioni sul sito costruiamoilfuturo.it è aperto sino all'8 ottobre. Gran finale con la consegna dei riconoscimenti al Teatro Sociale l'11 novembre, giorno della 10ª edizione del Valtellina Wine Trail. Il consorzio turistico Sondrio e Valmalenco registra un più 35% delle presenze rispetto al 2022. A trainare il dato è soprattutto il mercato straniero. Il rovescio della medaglia è però la diminuita capacità di spesa del turista, in particolare italiano. Sentiamo Paolo Croce. Il consorzio turistico Sondrio Valmalenco sorride a metà. La soddisfazione è data dai tanti eventi proposti, ma anche e soprattutto dai primi numeri di quest'estate che volge al termine. Si registra infatti un più 35% delle presenze rispetto al 2022. Il rovescio della medaglia è la diminuita capacità di spesa del turista, soprattutto italiano. È stata una buona stagione, non ottima, ma una buona stagione. I numeri vanno comunque interpretati, sono numeri in chiaroscuro. Abbiamo avuto un netto aumento di presenze. Sicuramente c'è una difficoltà oggettiva, che è la contingenza, che ha portato ad una bassa intensità di spesa. Quindi voglio dire, un turismo in aumento e al quale noi cerchiamo di dare e di soddisfare con le nostre peculiarità, con le nostre capacità, con le nostre professionalità, ma sicuramente stiamo entrando in una logica che ritengo sia nazionale e internazionale, di recessione. Un più 35%, dicevamo, un dato trascinato dal mercato straniero, più 84% Regno Unito, più 19% Stati Uniti, più 57% Belgio, per restare ai numeri più eclatanti. In questi anni abbiamo investito per far conoscere un territorio importante che va dalle Orobie alle Retiche, alla Valmalenco, al Fondo Valle, a tutti i paesi che gravitano intorno all'Adda, e questo ci sta portando un turismo non
non intensivo, anche perché non abbiamo o non avremo comunque la ricettività capace di soddisfare queste esigenze, ma abbiamo un turismo diffuso che questo sì lascia sul territorio sicuramente delle cose molto importanti. Analizzando i dati sulla permanenza, vediamo che le prenotazioni dell'ultimo minuto fanno ancora la parte del leone e se si prova a leggere le motivazioni si potrebbe trovarle sia nel caro vita che nella voglia dei turisti di cogliere l'occasione dell'ultimo minuto. Il mantra resta spendere il meno possibile perché la nostra busta paga per colpa dell'inflazione sembra sempre più leggera. L'augurio che dobbiamo farci è quello che cambi questa situazione economica che, ripeto, mi auguro sia una contingenza e che non sia strutturale. Infine una considerazione che ci arriva da Roberto Pina, che del Consorzio Turistico è il direttore, che riguarda la vicinanza del nostro territorio al Lago di Como, un bacino di potenziali clienti e di tipologia turistica sulla quale andrebbe investito per sfruttare nel modo migliore questo mercato di prossimità. Un Assondrio, dunque, con la testa sulle piste da sci e i piedi nel Lago di Como. Squadra, progetti e ambizioni. C'è stato davvero di tutto nella presentazione della nuova Sondrio Calcio in vista del campionato che parte domenica. Il presidente Michele Rigamonti non si nasconde, vogliamo salire in D, dice. Ospite anche il brasiliano Hernanes, detto il profeta, e il 38enne ex centrocampista di Lazio, Inter e Juve ha rivelato: nei mesi scorsi sono stato a un passo dal giocare nel Sondrio e chiudere da voi la mia carriera. Vediamo. C'era tutta la Sondrio che conta ieri al Grand Hotel della Posta per la presentazione della squadra di calcio. Segno che il presidente Michele Rigamonti, oltre ad allestire un 11 competitivo sul campo, ha saputo costruire una rete di relazioni e conoscenze anche extracalcistiche che nel mondo del pallone contano sempre. Nuova Sondrio Calcio che, dopo la promozione in eccellenza, domenica farà il suo esordio nel nuovo campionato, ma l'asticella è già stata nuovamente alzata. Non c'è paura di dire che si punta alla Serie D. L'obiettivo è vincere. Noi l'abbiamo come obiettivo di essere protagonisti in questo campionato. Sarà difficile perché comunque ci sono altre squadre attrezzate per vincere. I ragazzi sanno che devono cercare di vincerlo il campionato come hanno fatto quest'anno. E anche il DS Salvadori non si nasconde. Questa è una squadra veramente importante, completa. E l'anno scorso qualitativamente c'eravamo ma non quantitativamente, quest'anno abbiamo unito sia la qualità che la quantità. Ma il vero colpo della serata è stato sapere che anche il brasiliano Hernanes, detto il profeta, ex Lazio, Inter e Juve, avrebbe potuto chiudere proprio a Sondrio la sua carriera. È nata così da una chiamata, poi è nata un'amicizia, e è nato questo interesse e per pochissimo, quando ho spiegato in conferenza, non sono venuto qua perché c'era un po' di chilometri da fare, volevo stare più vicino ai miei figli, però è stata molto vicino. Il prefetto Roberto Bolognese ha salutato così la platea, una squadra di calcio in un capoluogo di provincia molto importante per quello che esprime, per i valori che manifesta. E anche il sindaco Marco Scaramellini e il questore Carlo Enrico Mazza hanno testimoniato la loro vicinanza allo sport e il mondo imprenditoriale ha deciso che quella del calcio a Sondrio è decisamente una partita da vincere. Devo dire che è una passione per il calcio che non mi aspettavo qua nella città di Sondrio, e devo dire che i risultati della squadra vengono, quindi siamo contenti di essere parte dell'operazione. Ma come ricordato da Mauro Baggini, vicepresidente della nuova Sondrio Calcio e responsabile del settore giovanile, la squadra non è solo quella che scende in campo, ma anche quella che lavora con tanta passione lontano dai riflettori. Domenica si parte, la Coppa Italia ha detto che la squadra c'è, la storia di questa stagione è ancora tutta da scrivere. Credo che ci sono tutti gli ingredienti, oltre alla società seria, solida, vicino, che ci possano permettere di arrivare fino in fondo, come dichiaratamente abbiamo detto in precedenza. Domani domenica torna la tradizionale sagra dei funghi di Bema. In cabina di regia la Proloco, guidata dalla giovane presidente Carolina Milesi. Vediamo. Un appuntamento imperdibile del settembre valtellinese. Domani, sabato 9 settembre e domenica, torna infatti la tradizionale Sagra dei Funghi di Bema. L'evento, non a caso giunto alla sua 37esima edizione, ha saputo negli anni rinnovarsi e ringiovanirsi, pur nel solco della tradizione. Inutile dire che i funghi saranno l'ingrediente principale del menù e degli eventi collaterali, grazie alla regia della Proloco di Bema. Domani sera cena base di funghi, porcini e DJ set. Prenotazione al 377 08 35 676 e domenica
domenica, qui senza prenotazioni, si bissa pranzo e cena. Durante la giornata saranno presenti la mostra micologica, mercatini, visite alle caratteristiche contrade, degustazioni, mostre varie e gonfiabili per i bambini. Il pomeriggio e la sera si potrà ballare con l'orchestra spettacolo Franco Bagutti. Preziosi il servizio navetta, i molti parcheggi disponibili e il lavoro dei volontari della Protezione Civile. Proloco di Bema, nata nel 1984 e oggi guidata dal giovane presidente Carolina Milesi, ma lo scopo della sagra non è solo quello commerciale, anzi c'è il lodevole tentativo di valorizzare i nostri paesi di montagna, combattere lo spopolamento, incentivare la manutenzione del territorio attraverso una serie di eventi e iniziative anche culturali che mantengano viva la vita di queste comunità di montagna. La sagra di Bema serve anche a questo. È tutto, grazie per la vostra attenzione e per ogni aggiornamento vi rimandiamo alle nostre pagine social e al sito www.radiotsn.tv.